Buonasera amici di Emiliano Ginestrini, ci ritroviamo tutti insieme come ogni martedì per parlare dei risultati della giornata appena trascorsa. Si è giocata la 23ª del campionato di Serie A e andremo a parlare come di consueto dei nostri quattro fantacalci. Io comincerei con 10 Piggiolli, 10 Piggiolli che ha visto dei cambiamenti in classifica generale che dopo andremo a vedere, ma un rendimento dei nostri partecipanti che seppure un po' migliore delle ultime giornate è stato sempre un po' basso. Infatti la media punti è di 74,5 e le donne hanno prevalso sugli uomini 75,1 a 74,7. E dopo 4 settimane, appunto, si affermano e si portano a soltanto una lunghezza dagli uomini per quanto riguarda il confronto settimanale. I partecipanti sono 193 dopo 23 giornate, nel 2012-2013 erano 205, sia una differenza di 12 partecipanti in negativo. I primi 5 classificati della 23ª giornata sono vincitore Fabrizio 29,07 con 99 punti, per lui una scommessa da 5 euro metà dell'eventuale vincita. Seconda Marzia 11,09 98,5. Terza e vince una scommessa da 3 euro, così come la terza Daniele, il terzo Daniele 12,04 97,5. Quarto Rosario 21,01, 97,5 anche lui. E quinto Roberto 29,10, 96,5. Anche loro scommessa, per loro scommessa da 2 euro. Quindi ricapitoliamo: Fabrizio 29,07, scommessa da 5 euro. Marzia 11,09, Daniele 12,04, scommessa da 3 euro. Rosario 21,01, Roberto 29,10, scommessa da 2 euro. Questi 5 partecipanti per dare la loro scommessa su squadre di Serie A hanno tempo fino a sabato prossimo, 15 febbraio, per contattare entro le 10 di sabato prossimo, 15 febbraio, per contattare Stefano Dini ai riferimenti che sono sul sito www.fanta10più.altervista.org. La media voto per reparti, la miglior difesa è quella di Federico 29,04, 7,6, miglior centrocampo Enrico 30,09, 7,3. E miglior attacco Alberto 0108 e Daniele 0807 con 22 e 25 di media voto. Uomo Giolli sono a parità Cristaldo e Higuaín 15 e 5 ciascuno, mentre l'uomo più schierato è stato Cerci del Torino 85. Attaccante più schierato Higuaín 62 partecipanti, difensore più schierato Benatia 58. Portiere più schierato Buffon con 48 partecipanti, anche se è una scelta non suffragata da un buon risultato, visto che il portiere della Juventus ha subito 2 gol, quindi 2 punti di malus. In totale soltanto 2 dei primi 30 giocatori più schierati sono andati in gol e anche da sottolineare come Gonzalo Rodriguez con 33 partecipanti che l'hanno schierato e Ljajic con 22 partecipanti non hanno preso voto. Quindi c'è stato un ampio nocumento per i nostri partecipanti da queste due defaillance. La squadra più schierata è stata ed è un ritorno se si riprende la vetta, la Juventus con 443, seguito dalla Roma con 385. Milan 104 è abbastanza basso, che chiude le squadre con più di 100 giocatori schierati. Il Chievo, squadra con meno giocatori schierati, chiude la A2, chiude a 2 giocatori schierati. L'indice di congruotazione, anche se è ripresa rispetto alle ultime 2 giornate in cui siamo andati vicino e anche sotto lo zero, ricordiamo che varia da meno 1 per il peggior rendimento dei partecipanti possibile a 1 miglior rendimento di 0,154, quindi è in ripresa, però non è eccelso. Formazione top 11 della settimana: Perin in porta, poi Samuel, Antonelli e Gastaldello, Ilicic, Hiller, Fernandes dell'Udinese, Wolski,
Higuaín, Tevez, Cristaldo Jolly, o Higuaín Jolly, avrebbe permesso di prendere 146,5 punti. Il vincitore Fabrizio ha totalizzato i 99 con una quota sul massimo raggiungibile del 67,6%. Quindi anche questo è un indice di bassa performance dei nostri partecipanti. Fabrizio 2907 ha schierato la seguente formazione: De Santis, Maicon, Benatia, Nagatomo, Strootman, Pjanic, Vital, Florenzi, Tevez, Llorente e Higuaín Jolly. Quindi si è avvalso delle marcature multiple di Tevez e Higuaín, che sono anche due calciatori che ha in comune con la formazione ideale. Hanno aggiornato la formazione in questa giornata ben 133 partecipanti, quindi un dato cospicuo. 65 hanno giocato in 11, il 48,5%. Quindi, quando questo dato va sotto il 50%, vuol dire che i nostri partecipanti sono stati piuttosto sfortunati. Totti, l'uomo jolly più schierato, 28 partecipanti, anche se ha preso soltanto un 6, seguito da Higuaín, 26, questa è una scelta azzeccata. E poi altri uomini gol schierati come l'uomo jolly sono Tevez, 4 partecipanti, e Immobile, 3 partecipanti. In tutto, però, soltanto 33 sui 133 partecipanti hanno schierato l'uomo jolly andato in gol, quindi meno del 25%. Quindi un dato piuttosto esiguo. La distribuzione dei punteggi è abbastanza equilibrato, l'indice di asimmetria è vicino allo zero, vuol dire che sono abbastanza equidistribuiti tra punteggi alti e punteggi bassi. In particolare, meno di 60 punti, 6 partecipanti, nella classe dei 60 punti, 25, classe dei 70, 48, classe degli 80, 33. Classe dei 90, 21, nessuno dentro partecipanti, ancora per una giornata, quindi siamo alla terza giornata di fila, nessun partecipante è andato oltre ai 100 punti, oltre i 100 punti. Classifica generale, la guadagna più posizioni di tutti, Lucilla 18-09 con 14 posizioni guadagnate, ne perde più di tutti, Damiano 22-12, 20 perse. Si conferma e consolida ancora di più la leadership, dando vita ad una fuga vera e propria, Leandro 0701, che tocca il punteggio di 2100 netti, anche il punteggio più alto dei primi 10 con 94,5 di punteggio. Segue Marco 0311, 2069,5. Terza Martina 1309 2056,5, quindi 31 punti tra Leandro il secondo e 13 tra Marco e Martina 1309. Poi dopo Martina distacchi più contenuti c'è Emiliano 0206 che continua nella sua ascesa, quarto posto 2053 punti, una posizione guadagnata, mentre Martina ne ha guadagnate ben 3. Maria Pia 25,03 invece quinta posizione 2052, ne perde 2 rispetto alla scorsa settimana e consegue il minor punteggio dei primi 10 con 72,5. Rosario 0810 2051, ne perde 2 e sesto. Settimo Dario 0910, stabile 2045,5 punti. Ottavo Angelo 0806, guadagna una posizione 2041. Cristina 3008, 2032,5, guadagna la posizione anche Cristina. Luigi 1510, 2028,5, che chiude la top 10 con una posizione guadagnata. Undicesimo esce dalla top 10 con il maggior decremento dei primi 25 perché perde 3 posizioni. Ettore 2602, 2020,5, pari punti con Maurizio 1612, una posizione guadagnata. Tredicesimo Stefano 10.05, 2014 punti. Quattordicesimo Francesco 0.712, 2008,5 punti. Quindicesimo scende sempre più, si allontana sempre più dalla zona che conta. Enrico 30.09, una continua debacle per Enrico, 2005 punti. Poi sotto i 2000, sedicesimo Paolo 29.07, 1993. Diciassettesimo Antonino 0404, 1983,5. Diciottesimo Davide 2308, 1978. Diciannovesimo Roberto 2910, 1974,5. Invece Roberto in continua ascesa, altre 3 posizioni guadagnate per lui. Ventesimo Stefano 1304, Stefano Dini che salutiamo, 1973,5 punti, 2 posizioni perse.
21esima Anna 1908 1966,5, 22esima Albina 0808 1960 punti, 23esimo Fabrizio 2907 1955 punti, ed ha maggior incremento, maggior avanzamento del 2025 con 4 posizioni guadagnate. 24esimo Sebi 2104 1954 punti, 25esima Stefania 1708 1942,5 punti. Questi sono i primi 25, coloro che se finisse oggi la stagione guadagnerebbero uno dei premi della classifica generale di 10 più jolly, ma c'è anche la classifica di ritorno che appunto anch'essa prevede un premio che troverete sul sito della Profumeria Pugliani, del valore di 200 euro. Comanda Roberto 2910, che appunto nelle ultime giornate è, diciamo, il giocatore più in serie positiva insieme a Leandro con 373,5. Poi Rosario 2101 e Caterina 2302 seguono a 360 punti, quindi già 13 punti tra Roberto e i suoi inseguitori per la classifica del girone di ritorno. Vi do le statistiche sui giocatori della Serie A per darvi le cosiddette dritte per le vostre formazioni. Vediamo la media voto Gazzetta, i giocatori che si sono più contraddistinti per media voto finora, per coloro che hanno totalizzato almeno 8 presenze fin qui. Perin, miglior portiere, 17,39, Avramov 6,3, Neto 6,26, i peggiori tre portieri, Andujar 5,79, poi Curci 5,78 e Agazzi 5,77. Il miglior difensore finora è Benatia 6,6, seguito da Barzagli 6,45. E dal compagno di squadra Lichtsteiner 6,38. I peggiori tre sono Sorensen 5,33, Constant 5,13, Monzon 4,94. Miglior centrocampista Pjanic 6,6, Pogba 6,54, Strootman 6,53. Centrocampisti, i peggiori tre sono Della Rocca 5,39, Kuzmanovic 5,28, Nocerino 5,19. Migliori tre attaccanti, Tevez 6,8, poi Rossi 6,78, Toni 6,7, i peggiori sono Bianchi e del Bologna e Matri 5,47, poi Floccari 5,46, Robinho 5,44. Capocannoniere, nonostante stia a box, ancora primo Rossi della Fiorentina, 14 gol, avanza Tevez con 13, poi Berardi, Higuaín e Immobile 12, Toni e Vidal 11, Palacio e Cerci 10. Miglior assist man, ricordiamo assist un punto per colui che lo dà a un compagno che lo tramuta in gol. Romulo 8 assist, poi Borja Valero, Alvarez, Totti, Higuaín e Cerci 7, Toni, Cigarini, Strootman e Tevez 6. Migliori crossatori, Candreva 259, re dei cross incontrastato, segue Diamanti che però ora non potrà più incrementare la sua classifica perché è andato all'estero, 209. Poi Cerci 155, Cossu 147, Cassano 143. Miglior tiratore Balotelli 101 tiri, poi Tevez 92, Gabbiadini 87, Diamanti 82, Cerci 77. Vi leggo i minuti giocati. Allora, i minuti giocati sono a minutaggio pieno 2070 minuti, sono i portieri Curci, Pugioni, Neto, Perin, Bardi, D'Acosta e Rafael del Verona e l'unico giocatore di movimento a minutaggio pieno c'era anche Darmian fino alla scorsa settimana, poi è stato sostituito. L'unico giocatore a minutaggio pieno è Danilo Dodonese, 2070 minuti giocati. Poi seguono a 2059 Moretti del Torino, 2059 appunto minuti, poi un altro portiere Padelli 2032, poi Darmian appunto del Torino 2025 e Romulo del Verona 1997 minuti per Romulo. I portieri più battuti da evitare nelle vostre formazioni, ricordiamo un punto di malus ogni gol subito da un portiere. Bardi 41 gol subiti, poi Curci 39, Rafael del Verona 37, Pecolo del Sassuolo 34, Pugioni del Chievo e D'Acosta della Sampdoria 32. Con 10 jolly è quasi tutto, io vi ricordo però una comunicazione importante.
Venerdì prossimo ci sarà l'appuntamento, l'anticipo con Milan-Bologna alle ore 20:45. Quindi le formazioni di 10 di Jolly dovranno pervenire in qualsiasi forma entro e non oltre le 20 di venerdì stesso, 14 gennaio, per febbraio, scusate, entro le 20 di 14 febbraio le formazioni del prossimo turno, il 24esimo turno. Per via dell'anticipo Milan-Bologna di venerdì. I riferimenti per mandare le formazioni sono sul sito che vi ricordo essere www.fantadecipiu.attaccato.altervista.org, dove potrete trovare tra meno di un'ora tutti i risultati la classifica generale completa ed Abellini del 23° turno, tutto completo. Quindi andate a visitare tra meno di un'ora che troverete tutte le statistiche complete. Andiamo con il Fantacalcio, discussioni Fantallenatori, che ci trovate su Facebook, la Lega Discussione Fantallenatori, omonimo gruppo di Facebook, discussioni Fantallenatori. Iscrivetevi al gruppo e dalla prossima stagione si potete iscrivere anche a questa Lega, che è una lega di tutti contro tutti. Ogni squadra somma il suo punteggio della propria squadra fatto. Ci sono 15 partecipanti che lottano per la classifica generale, 26 per la classifica del girone di ritorno. Si premia il primo della generale e il primo del girone di ritorno. 23esima giornata, che è stata, diciamo, appannaggio del sottoscritto con la sua squadra Fantagino Ritorno, che concorre soltanto per il girone di ritorno, 81,5, seguito da colui che in questo gioco sta facendo benissimo nelle ultime giornate, la Sergente Garzia, cioè Maurizio Uliano, 80,5. Maurizio Uliano, che appunto fa il vuoto in questo gioco, fa lui il vuoto dietro di sé, perché comanda con 1539 punti nella generale. L'inseguitore, pensate, è a ben 27 punti, ed è Tony e Sebi 2, Antonino Sampugnaro e Sebastiano Mignosa a 1512. La Tony e Sebi 1 invece segue a 1495. Il sottoscritto con la Fantagino 7 a 1486, quindi già abbastanza staccato dal primo posto. Quinto Maurizio Dini 1483, sesto Panterini 1482, settimo Fabio Guglielmi 1454,5, quindi piuttosto staccati i primi sei dal resto del gruppo. Punto settimo Fabio Guglielmi 1454,5, ottavo Antonio De Meo 1442,5 con la sua Fuerte, nono Fabrizio Cassandra 1440, decimo Paolo Acquaroli 1439,5, undicesimo Valeria Cipriani 1439, dodicesimo Lamberto Vergogna 1431,5. Tredicesimo Stefano Dini con la sua 10 Jolly 1431, poi quattordicesimo Ivano Tolomeo 1418, quindicesimo Marco Russo 1407,5. Per una classifica di ritorno che invece vede primo sempre la Maurizio Uliano con la Sergente Garzia 322,5, segue Antonio De Meo che nel giro di ritorno si è messo a fare cose per bene 304,5, e a una sola lunghezza il Fantaggino Ritorno 303,5. Ecco, la mia speranza è per il giro di ritorno personalmente, ma la classifica dietro a Maurizio Uliano è piuttosto corta, perché c'è Stefano Dini con la 10 Jolly a 302, poi Paolo Acquaroli con la Capovolti 301,5, ancora Stefano Dini 298,5 al sesto posto, Tony SP2 298 al settimo posto, Capovolti 94 di Paolo Acquaroli 296 ottavo posto, Panterini 294,5 nono posto, decimo posto Fabrizio Cassandra 293,5. Via via tutti gli altri che vi ricordo potete controllare la nostra classifica molto competitiva, perché ci sono parecchi fantacalcisti professionisti su webfantacalcio.it, la Lega Discussioni Fantallenatori. Passerei al Fantacalcio Vigor per Conti, Fantacalcio in cui giochiamo noi 8 amici della Vigor Sporting Center, che vi ricordo essere il centro sportivo più grande di Roma, in via Grotta di Gregna 1, con sala benessere, piscina, campi da tennis, campi da calcio, da calcetto e tutto quello che voi desideriate per il vostro benessere. È stata una giornata
importante perché si decideva al termine del terzo girone chi dovesse lasciare la compagnia per quanto riguarda la Coppa. Andiamo a vedere, vi dico che ha salutato la compagnia Andrea Vidulli. Soltanto per un punto rispetto a Matteo Perconti, quindi rimangono in coppa Tini, Perconti, Ginestrini, Bristol Team e Roca. I risultati invece del campionato: Tini Vidulli 2-1, Caradonna Perconti 2-1, Ginestrini Bristol 3-2, Roca Delfino 3-2. Quindi battute di arresto per i capolisti Bristol Team che ad opera del sottoscritto. 39 punti, ma gli inseguitori accorciano rispetto a Bristol di 9 punti, Ginestini e Roca 30, Tini 29, quindi i tre inseguitori hanno tutti e tre vinto, quindi non siamo riusciti a staccarci l'un l'altro. Dopo Tini a 29, segue Perconti a 26, Vidulli a 23, Caradonna a 21 e Marco Delfino a 19. Dalla prossima giornata ricomincia il quarto girone, quindi i punteggi di coppa si azzerano e vi daremo conto della nuova classifica di coppa che ricordiamo è a 5 partecipanti. Salutiamo gli amici della Vigor Sporting Center. A questo punto è il momento di parlare di Magic Evolution. Avremmo dovuto avere con noi appunto l'ideatore Paolo Acquaroli che chiamiamo in diretta, vediamo se è disponibile ad intervenire. Ecco, siamo in diretta. No, non è raggiungibile Paolo, quindi farò il redazionale io, vi parlerò di questo fantastico Fantacalcio Magic Evolution che ricordiamo essere nell'indirizzo www.magicevolution.it. Allora, diciamo innanzitutto che ci sono una novità, cioè c'è un nuovo campionatino in cui il cui nome è tutto un programma, tutto alla pari, che partirà il 23 febbraio. Appunto, è diciamo un campionato nel campionato. Andando sul sito, a metà c'è già il regolamento che non si discosta da quello del gioco vero e proprio. Ma le istruzioni le darà Paolo tramite il suo sito nel corso della settimana. Io vi anticipo soltanto che saranno i montepremi di 2.500 euro e ci saranno gratis per tutti e tre squadre. Saranno premiati i primi 5, 1.500 euro al primo, 500 al secondo, 300 al terzo, 100 al quarto e al quinto. La prima giornata sarà da domenica 23 febbraio quindi non mancate, come comunque non mancate di seguire sempre il campionato che si sta svolgendo, perché ci sono ricchi premi, c'è una classifica generale di rendimento squadre con il primo premio e vi sfido a trovare un fantacalcio così ricco, 10.000 euro, secondo premio 4.500, terzo 1.750, quarto 750, quinto 500, premi in lingotti d'oro, poi dal sesto al decimo 200 euro in buoni acquisto. Così qui anche per la classifica manager, che è una classifica in cui concorrono le prime tre squadre di ogni utente ogni settimana e ogni squadra prende da 250 punti del primo a scalare fino a un punto del cinquantesimo. Si sommano questi punti e il singolo utente concorre per la classifica manager, tra la quale si premiano i primi 10. Io vi vado a leggere a tal proposito i primi 10 della classifica generale e della classifica manager. In classifica generale comanda sempre Manovra 1984 di Marco Serena con la Sticaz 176, 1743,5. La seconda squadra è staccata di abbastanza punti, visto che in questo gioco le distanze sono minime. Sticaz 177, 1735,5. Quindi Marco Serena ai primi due posti. Terzo, Orda Balorda Urbino. 1735 con la Orda Balorda 38,
Poi Toni e Sebi, che sono presenti anche in questo Fantacalcio, come tutti, che salutiamo. Allora, Sebi e Toni 12, li salutiamo sempre perché ogni Fantacalcio li troviamo tra noi. 1725, pari merito con Sticazza 179, quarto e quinto posto. Sesto, la legge del gol con la Magic Pepito, 1724 punti. Settimo, Bomber Lovia, 1723 punti. Ottavo, ancora manovra 1984, 1719 punti, quindi manovra a 4 squadre, 5 squadre, primi 10, perché al nono c'è le Clochard 77 con l'Iceberg, 1717 punti, e appunto al decimo posto c'è ancora manovra 1984 con la sua Sicazza 106, 1716,5. Quindi 1716,5 è il punteggio minimo per avere i premi nella classifica generale se finisse oggi la stagione. Ma c'è anche la classifica manager, come dicevo, che vede comandare Giusy Diamond 2520, seguito da Manovra 1984, 8918, Giampaolo Peressoni 8279, terzo, quarto, Lupin Della F 7334, quinto, Ciccicicca KK, che è Ercole Caligiuri, che sotto questo pseudonimo si cela lui, 6606, sesto, Orda Balordo Orbino, 5826, settimo, Francesco 80, 5145, ottavo, Marzio VL, 5119, nono, Le Clochard 77, 4567, decimo, Desmond Hume, 4371, 4371 punti per classifica manager, è la soglia minima per avere i premi per coloro che, per la stagione finisse oggi, quindi Desmond Hume ultimo premiato per tra gli utenti, ultimo per non devi dire perché comunque si accaparra 200 euro in buon acquisto. Per il campionato potete iscrivervi quando volete, perché ogni squadra prenderà il punteggio retroattivo dei giocatori che hanno giocato fino che ha messo in rosa e il punteggio che hanno avuto nelle precedenti giornate. Quindi www.magicevolution.it, vi ripeto, sta per iniziare il campionato tutti alla pari, quindi per coloro che si vogliono iscrivere, un montepremi di 2.500 euro, si parte appunto tutti alla pari, come dice il titolo del campionato. Seguite Paolo Acquaroli sul sito e sul suo profilo Facebook, dove potete chiedere tutto su questo Fantacalcio, tutte le informazioni che vi necessitano, oppure sulla pagina Facebook Magic Evolution Football Game. È veramente tutto, vi ricordo soltanto fra meno di un'ora tutte le statistiche aggiornate sul sito di Teci Più Jolly www.fantatecipiu.attaccato.attervista.org. Per venerdì prossimo, 24esima giornata, per anticipo Bologna-Milan, formazioni di Teci Più Jolly da far pervenire entro le ore 20, pena la non validità. Venerdì prossimo tornerà Stefano Tini con l'appuntamento classico di Teci Più Jolly con i suoi inviati. Io mi fermo qui, vi do appuntamento come sempre puntuali alle 19.30 su Radio Stap, martedì 18 febbraio con tutti i risultati della 18ª giornata. E potete seguire, vi ricordo ancora una volta, le nostre repliche delle nostre trasmissioni in podcast, scusate, sul sito www.stapradio.it, cliccando sul sito le Fantanalisi. Da Emiliano Ginestrini un caro saluto, di una buona serata a tutti e un arrivederci ai prossimi appuntamenti. Buon Fantacalcio, ciao!